Benvenuti, quattro condomini d'interno 8, sono qui ad accogliervi per questa puntata a tema. Il nostro tema questa sera è dedicato alla voce, è la voce, perché è la giornata mondiale della voce e non ci faremo mancare due voci meravigliose, una calda, solare di Alvaro Soler e l'altra, Piero Mazzocchetti, ragazzi, The Voice, tutto nostrano. E allora io direi che è il momento di sentire le voci a me più familiari. Parto dalla nostra Tiziana Di Tonno. Tizi, facci sentire la tua bella voce. Ciao Paola, buonasera a tutti gli amici di Internotto di Rete 8. La mia voce si è trasformata negli anni, un po' perché sono cresciuta, un po' perché ci ho lavorato con la voce. La voce è una cosa importante, la voce trasmette vibrazioni. Se pensi, Paola, che noi nasciamo e il primo elemento, la prima espressione che noi diamo è appena usciamo dalla pancia della mamma è il vagito e si dà con la voce. Quindi diciamo che esprimiamo la nostra prima identità, la esprimiamo con il primo vagito. E poi da lì. E attraverso la voce noi scopriamo sensibilità, insomma tante sfumature della persona. È vero, è vero. Io poi sono particolarmente sensibile alle voci, tant'è che sono un'appassionata di doppiaggio, per cui è un tema veramente caldo, caldo. E chissà quanto lo è per il nostro musico felice, Alessandro. Oh, cari condomini, ciao a tutti, buonasera. Per me è importantissimo perché sai che è quasi il mio... È la mia... arma proprio da distruzione di massa, arma da battaglia proprio. Distruzione di massa, voglio dirla ma no, proprio no, tra ma virgolette. No. Cioè ci sono volte... C'è un po' un problema di connessione questa sera, Alessandro. Stanno boicottando la tua voce, vogliamo dirlo? Sì, ti allora ecco, vedi il primo effetto proprio in diretta. Vedete che vuol dire quando viene meno la voce? Quando viene meno la voce non si comunica, questa è la prima cosa. Allora, andiamo a gesti, Ale. Le corde vocali, Paola, le corde vocali stanno a posto, però ogni tanto, capito, la goccettina di erisimo, chi canta, insomma, mi può capire, o l'acciughina, no, la classica acciughina, può dare una mano, però voglio dire, se c'è sta, se no, lasciamo perdere. Direi che è proprio così. Allora andiamo a sentire la voce del nostro The Journalist, che cosa ci racconterà oggi, Luca? Beh, oggi ho una voce un po' così. Oh, mamma mia, non hai paura. No, è la voce, intanto precisiamo, perché tu sai, Paola, che io sono un precisino, le cose... Siccome sono uno che va contro le fake news... Rido perché penso alla sit di quest'oggi, ma magari... No, va bene. Precisiamo, la giornata mondiale della voce che si celebra oggi, a dire il vero, ha poco di romantico, perché è stata istituita nel 1999 in Brasile per porre l'attenzione su tutte quelle patologie appunto legate alla voce, non so, malattie alle corde vocali, piuttosto che altre malattie legate ad esempio alla dislessia o le balbuzie. Ma se devo essere sincero, cara Paola, questa ricorrenza comunque mi spinge ad una riflessione molto più ampia del concetto di voce. Un po' come diceva Tiziana prima, il primo segnale di buona salute appena veniamo al mondo è il pianto, il primo suono che esce dalla nostra bocca appena nati. E poi quel suono così stridulo e anche un po' fastidioso, con il tempo si plasma e si definisce, i primi nomi che diamo alle cose, che fanno così tanto ridere a chi è intorno a noi, fino a pronunciare la giusta definizione, e così totta diventa torta, o che ne so, quacqua diventa acqua, e finalmente il nostro primo discorso in pubblico, che più delle volte fa più o meno così, campana piccina che attendi lassù, intona al tuo canto che nasce Gesù. Sì, insomma, le filastrocche di Natale che ci fanno imparare l'asilo. E intanto la voce si allena, raggiunge tonalità a seconda delle caratteristiche di ognuno, un po' come gli strumenti a fiato. All'inizio si producono suoni tremendi e poi con l'esercitazione suoni sempre più precisi. Il suono avvolgente ad esempio del sax, leggiadro del flauto traverso o acuto nella tromba. Abbiamo da tempo abbandonato la tanto cara vocina da marmocchio quando ci accorgiamo che il suono che esce dalla nostra bocca comincia ad acquisire autorevolezza, perché ora le cose che diciamo, accompagnate dal suono della nostra voce, non provocano più teneri sghignazzi come quando eravamo piccoli, ma suscitano un'infinità di reazioni per chi ci di fronte. La nostra voce può fare del bene se mostriamo affetto, può fare del male se alimentata dalla rabbia. La nostra voce persuade e divide, ma
la nostra voce è comunque il suono del nostro pensiero, della nostra identità, del nostro modo, giusto o sbagliato, di stare al mondo. La nostra voce è la nostra libertà e decidiamo solo noi in che maniera deve suonare. Per cui lasciamola librare nell'aria, non vergogniamocene mai, che parli, che canti, che preghi e soprattutto che dica sempre no ad ogni tentativo di imbavagliarla. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Another world, hold my hand. Another world, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song, let me sing forevermore. You are all I want, for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Grazie Luca e Alessandro per averci introdotto egregiamente al tema di oggi, il tema della voce. A proposito di voci, beh, ce n'è una che da qualche anno è diventata a noi davvero molto familiare, una voce giovane, dolce, solare, che ha fatto impazzire il mondo con successi come Sofia e il mismo Sol. Pensate che ha totalizzato finora 4 miliardi di stream, e poi oltre 2 milioni di album venduti a livello mondiale. Ora è tornato con un nuovo singolo che prelude a un nuovo disco ed è con sincero piacere che do il benvenuto a Interno 8 ad Alvaro Soler. Ciao Alvaro! Ciao, come va? Come state? Emozionati, inutile, se possiamo dire, come dice qualcuno, insomma, è inutile sottolinearlo. Felici di averti qui a Interno 8, ma tu come stai? Bene, bene, bueno, sto bene, un po', ovviamente un po' stanco di questa situazione già, però va bene, sono positivo e sto lavorando adesso a finire l'album che uscirà a luglio, sì. Che anche si chiama Magia, allora sarà un momento molto, molto bello. Bene, sto in un bel flow adesso di scrivere quello che manca, perché devo finirlo in 3 settimane, allora sto un po' in fretta come sempre, come in università, sempre l'ultimo minuto. Immagino, niente. Tra poco verremo a indagare all'interno di questo nuovo lavoro, intanto faccio una domanda che insomma è lecita chiedere a chi, a un ragazzo spagnolo di Barcellona, figlio di genitore tedesco che vive a Berlino, dove si è trasferito dopo aver vissuto 7 anni a Tokyo. Dunque la domanda è: dove sei adesso? Dove ti trovi? In quale parte del mondo sarebbe sei? sarebbe fantastico dire Hawaii, no? Con questa storia che hai detto prima, però sono ancora a Berlino perché sto registrando The Voice Kids qui a Berlino, che sono qui come coach.
E la finale è la settimana prossima. Ok. Allora niente, devo rimanere qua e dopo forse andrò a Barcellona. Così. Ok, ma per un ragazzo abituato a viaggiare come te, che mannaia è stata questa pandemia, Alvaro? Non è molto bello, no. Non è stato... In realtà, guarda, la prima parte è stato bello essere a casa, perché il problema è che per me ho viaggiato tanto alla fine anche per lavoro, no? Che era troppo viaggio alla fine, perché non... perché c'era solo una notte e in realtà non vedevo niente della città, era un po' di performance o TV, così, dopo all'hotel e dopo alla prossima città, che è anche molto bello, però dopo un tempo ovviamente anche molto stancante, e volevo essere a casa per cucinare, volevo andare a fare la spesa, queste cose, no? Allora sono stato contento la prima parte, dopo è venuto il coronavirus quando volevo viaggiare e ovviamente quello non è stato molto bello per me. Certo. Però bueno, ho fatto FaceTime con la famiglia e ho fatto un po' di tutto. Però sì. Berlino forse in questo aiuta, perché è una città viva, una città ricca, piena di stimoli. Certo, viverla da casa lascia un po' il tempo che trova, però certo. forse in questo senso aiuta. Non mi sembra però che ti sia mancata l'ispirazione in questo tempo, tant'è, caro Alvaro, che sei tornato con un nuovo singolo. Qui sulla pronuncia riprendimi, bacchettami pure, perché io non sono brava per niente, ci provo. Magia, fantastico, l'hai detto benissimo. Questo? Ce l'ho fatta, sembra facile, ma perché con le lingue, l'hai insomma. Fatto fantastico. Non parlo sei lingue come te, a malapena vado con l'italiano. Non c'è bisogno. Magia, che vuol dire naturalmente magia, e neanche a dirlo è tra i brani più programmati dalle radio italiane. Il videoclip ha già superato 5 milioni di visualizzazioni, insomma si viaggia sempre alto con Alvaro. Una canzone che so ti è stata ispirata dai tuoi fan, in che modo? Guarda, loro mi hanno scritto, soprattutto a Instagram, ho ricevuto un sacco di messaggi di molta gente italiana soprattutto, dicendo ok, era forse il 29 d'agosto così, e tu sai che in Italia sempre mi congelano a settembre, no? E mi mettono in frigorifico, e allora il 29 mi dicevano dai Alvaro, hai 2 giorni ancora per fare uscire un tormentone estivo, no? E io mi faceva così ridere, ma anche tra questi messaggi più umoristici c'erano anche dei messaggi più seri, anche veramente dicendo Alvaro, ma che fine hai fatto, no? Perché non sei lì facendo promo, perché non stai annunciando una nuova canzone, dove sono le tue canzoni? Abbiamo bisogno della tua speranza, della tua energia, e ho pensato ok, che bello sentirmi motivati così, no? Perché la mia musica ha un senso allora, no? Perché ovviamente dopo tanti anni per me è tornato un po' una routine, no? È bello che la gente te lo ricordi di questa maniera, e sono stato molto contento quando ho visto quel messaggio e ho deciso di prendere Magia come risposta a queste richieste ho lanciato Magia un mese fa. E hai fatto questa bella magia, insomma hai riscoperto la missione, no? Che è nascosta dietro la tua professione, Alvaro, perché forse da ragazzi insomma si inizia un po' giocando questa passione della musica, però poi adesso ti sei reso conto di quanto se ne senta il bisogno, ti ha caricato un po' di responsabilità questo? Certo, perché la musica ci unisce alla fine, no? E io penso che tutti all'inizio, tutti gli artisti ci sentivamo molto male all'inizio, perché pensavamo ok, la prima cosa che hanno cancellato sono i concerti, bravo, no? Fantastico. E l'ultima cosa che stanno adesso per riprendere sono i concerti un'altra volta, no? Allora siamo veramente gli ultimi alla lista, però siamo i primi alla lista quando c'è bisogno di alzare l'energia della gente, no? E questo si dimentica tante volte, no? Perché penso che la musica ha dimostrato in questo tempo che veramente unisce a tutte le persone da tutte le culture, in un problema così grande come adesso è la pandemia, e sono molto contento di almeno apportare un mini granito, come dico io, in questo momento alla speranza della gente per andare più avanti e andare più forte per uscire di questa situazione già.
È vero, Machia ha dato anche il titolo al tuo prossimo disco, uscirà il 9 luglio, tu lo accennavi prima, avrà proprio questo titolo del singolo, sarà il tuo terzo album. Ricordiamo che nel 2015 ci fu quel grande successo che è stato ed è tuttora Eterno Agosto, e poi nel 2018 Mar de Colores, insomma ogni 3 anni noi aspettiamo un nuovo disco di Alvaro, ormai i tempi abbiamo capito che sono questi. Senti, ma visti i precedenti, possiamo aspettarci anche da questo terzo lavoro la stessa positività che abbiamo visto nei precedenti dischi, che mi sembra un po' una tua attitudine artistica? Sì, la positività c'è sempre questa allegria, perché penso che il mio lavoro, soprattutto dopo questo anno, ho visto che il mio lavoro, il mio senso come musicista è di mettere allegria nel mondo, no? Perché per me è una cosa molto facile e penso che quello è il mio mestiere, di rendere la gente felice con quello che faccio, e anche a me in quel modo, in il meglio del caso, no? Ovviamente l'album sarà un po' diverso, avrà anche delle canzoni più melancoliche, non solo canzoni come Machia in realtà non sarà molto come, cioè, non c'è nessun'altra canzone che si assomiglia a Machia nell'album, okay. Allora sarà bello, sarà molto eclettico. E ho molta voglia di farò uscire 2 canzoni prima dell'album ancora, così abbiamo un po' un piccolo gusto di come sarà l'album e niente, okay. Molta voglia di andare in Italia, ritornare lì, parlare con voi, abbracciarvi. Sapessi quanta voglia abbiamo noi di incontrarti per le nostre strade. Senti Alvaro, tu al precedente album affiancasti l'aggettivo sperimentale, lo definisti così. Machia, quale aggettivo gli riservi? Guarda, è sempre un esperimento in realtà, no? Perché a tutti gli album, io penso che se è ancora un esperimento è che è un bel segno, perché se non c'è esperimento non c'è Machia, non c'è qualcosa di speciale. In questo caso c'è molta cultura in questo album, perché io quando vado in tour in Latino America sempre compro gli strumenti di là, molto tradizionali, no? Ho comprato un flauto che si chiama gaita colombiana, a Colombia, a Bogotà. Ho comprato un 4 venezolano a Venezuela, a Cile un charango, questi strumenti di là che sono molto speciali e hanno un suono molto particolare. E a me mi piace tantissimo provare. Ma li sai suonare, Alvaro? Li sai suonare? Ti cimenti? Bueno, devo. Alla fine mi metto un po' di tempo con l'strumento e dico ok, li faccio suonare come sia. E se no ovviamente devo chiamare un professionista okay, per suonare il flauto. Però sì, il flauto non è così difficile, è molto bello. E niente, questo album avrà tutti questi strumenti, no? È la prima volta che ho potuto sperimentare con quello, perché ho avuto più di tempo per farlo, perché sennò se hai un concerto, dopo hai 2 giorni per scrivere, certo, dopo continui, certo, non hai tempo per sperimentare 2 giorni, certo. Non ti puoi permettere il lusso, no? Di sperimentare con un flauto 2 giorni. Certo, essere stato fermi, per cui fermo ha portato, diciamo, qualche privilegio in più, qualche pregio in più al disco, più che altro. Senti, non so se puoi svelarcelo, ci sarà qualche collaborazione importante in questo lavoro? Sì, collaborazioni importanti sempre, non ti posso dire qual, però forse anche, forse non sull'album, però questo anno anche... se tutto va bene collaborerò anche con un artista italiano o italiano. Wow. Oddio, boh, ci lasci così questa curiosità. Devo lasciarla donna così. Uomo, dai, donna uomo, dici almeno questo. Non si può dire. Metterò sotto torchio il tuo ufficio stampa in un modo o nell'altro. Va bene, naturalmente. Non lo sanno neanche loro. Sanno neanche loro. Beh, allora anche loro avranno di che farti domande. Senti Alvaro, tu hai detto una frase che mi ha colpito molto, ovvero l'isolamento ci ha costretto a riscoprire noi stessi. Ecco, tu cosa hai scoperto di te e se quello che hai scoperto è finito in qualche canzone? Ho scoperto che le cose che mi mancano di tutte le cose che avevo prima, no? E anche quali sono le cose più importanti, ho scoperto di me un sacco di cose del mio carattere che voglio cambiare, no? Tipo? Che ne so, al mattino forse mi sveglio un po' di malumore e queste cose le voglio cambiare. Non sempre, no? Però ancora piccole cose che dici ok, questo devo farlo meglio, o
dire più di no, che ne so, cose così, no? Cose che dici, ok, questo perché o guardo un video di musica e dico, ma perché nessuno mi ha detto che i capelli non devono andare così? O che ne so, una cosa, ma chi mi ha detto che, perché non c'era nessuno che mi ha detto, Alvaro, guarda, fai un momento così. Sei così precisino in queste cose. Sì, sono molto ai dettagli, sì. Beh, insomma, questa è una cosa anche piacevole per noi donne, insomma, la metto un po' così. Senti, prima di trascendere, io darei un attimo la parola velocemente al nostro giornalista Luca Pompei, che è qui nel nostro condominio di Interno 8, che ha raccolto qualche domandina per te. Abbiamo il tempo di fare una domanda, Luca. In realtà ne dovremmo fare 10.000 perché il web sta esplodendo ovviamente di fronte a un personaggio internazionale di simile portata. Io tra le tante domande che arrivano, visto che prima si parlava delle tante lingue che parla Alvaro, ti chiedono molte persone, non le cito, ma visto che parli anche così bene l'italiano, una bella canzone in italiano o addirittura un bel duetto con un grande artista italiano, canzone tutta in italiano, ci hai mai pensato? Ok, devi aiutarmi un po' con la domanda perché non sento molto bene la sua voce. Te la riassumo, semplicemente chiedono quando una canzone cantata interamente in italiano, scritta da te in italiano, insomma tu parli 6 lingue, però si sa che lo spagnolo è quella che prevale un po' di più. Certo, questo anno? Ritorniamo lì a quel che non si può dire. Certo. No, anche di più forse. No, io ho un progetto che è molto bello, che voglio fare una canzone che la canto in diverse lingue. E anche come prima faceva Phil Collins, no? Oggi non lo fa nessuno. Io penso di prendere una canzone mia, che è una canzone mia che ho scritto già tanti anni fa, e voglio adesso farlo uscire, ma con una persona di ogni paese, e cantando anche nella lingua di quel paese, anche in giapponese, così. Sarebbe fantastico. Bella, bella questa idea, un bel collage di lingue, un melting pot di lingue, ma te lo puoi permettere naturalmente. Senti Alvaro, prima di lasciarci, io so che tu da poco, a gennaio, hai compiuto 30 anni. E si sa che è sempre un momento, come dire, di bilanci. E tu l'hai fatto questo bilancio? Sei uno avvezzo ai bilanci o ti sfuggono? Non ho capito la parte del bilancio, scusa. Se hai fatto un bilancio, sai, si arriva a 30 anni e comunque un'età, un'età importante. Hai fatto un bilancio della tua vita? Perché mi fai questa domanda? Non ancora. Non lo so, forse se non me la prendo. Forse la dovrò fare, adesso mi vedrai dopo l'intervista facendo un bilancio qui dopo l'intervista pensando no a questa domanda. No, ma non un bilancio economico, per carità. No, non economico, no, dicevo di... Sì, su quello giochi già. Facile, su quello giochi facile, Alvaro. No, avevo capito già, però. Io penso che... Sì, ovviamente ho fatto un piccolo bilancio, però soprattutto sono... Io penso che quando avevo 26 o 27 anni avevo paura di arrivare ai 30, però in realtà sto adesso ai 30 e è una situazione molto meglio che i 20. Allora, certo. Vedi quando arriverai a 40 come ti diverti. Sarà ancora meglio, sarà ancora meglio, sì. Senti, allora noi ci stiamo per lasciare, naturalmente ricordiamo Machia, questo grande successo radiofonico, presto un disco, il 9 luglio saremo qui a ricordarvelo, ovviamente uscirà questo bell'album, riprenderai presto i concerti, ne siamo certi, e l'ultima curiosità davvero ti lascio andare, sui concerti sei uno che se li disegna, sei uno che se li vede, come se li prepara tassello per tassello, puntiglioso anche lì sui live, o lasci fare di più al tuo staff? No, io sono messo su tutto. Ma cosa dici mai, no? Non lascio nessuno prendere il controllo. No. Adoro questa cosa. No, ovviamente sì, è una cosa molto importante lasciare il controllo andare, ovviamente, ma la gente che ti puoi fidare, no? Io penso che ho un team fantastico e per prima volta fa un anno ho avuto un direttore musicale, che è una persona che può fare tutto questo lavoro creativo anche con la band, basicamente anche molto di dire ok, se abbiamo una tromba tu devi suonare questo, perché sull'album si sente questo, no? Okay. Sono cose più tecniche forse, sì, che mi mettono, sai, che molto tempo.
Ma io sono molto, sì, soprattutto sull'estetica. Adesso stiamo facendo un plan di concerti picnic che vogliamo fare in Germania, che bueno, e la gente viene a un prato, si mette su picnic, wow, e noi suoniamo e facciamo un po' di concerti lì. Che bello. E vogliamo ovviamente cambiare un po' la scena sul palco, no? Anche noi facendo un po' di picnic forse sul palco o così. Sai, e tutte come volano i tramezzini tra una canzone e un'altra? Sì, poi volano panini. Hanno la burrata così, oh, il pomodoro, sì, fantastico. Come si fa a star fermi a mangiare mentre Alvaro canta? Vabbè, insomma, sarà una bella sfida, sarà una bella sfida. Sì, sarà una bellissima sfida. In Italia secondo me sarebbe difficile fare picnic di questa tipologia. C'è troppo. Vediamo di sì. Io vedrò come va in Germania e dopo forse lo facciamo. Va bene, facci sapere. Noi comunque ti aspettiamo, Alvaro. Grazie per la tua preziosa disponibilità. Sono felice di averti incontrato e ti aspetto presto là. Grazie, buona serata, ciao, restate con noi perché tra poco si continuerà a parlare di voce con Piero Mazzocchetti. State lì. Ciao tesoro. Nome? Tiziana Tatiana. Età? Non lo saprete mai. Lei 58. Professione? Attrice, laureata in economia e arrangement, filosofia di vita e di coppia e estetica. Segno zodiacale? Cancro. Io vergine, ovviamente. Da quanti anni sei in Italia? Da sempre. Non si dice perché il ministro degli esteri ascolta. Il tuo colore preferito? Nero. Rosso passione, tesoro. Sei sposata? Purtroppo no. Purtroppo sì. I tuoi hobby? La corsa e la bicicletta. Incontrare i mariti quando moglie va a fare corsa e bicicletta. Quanti fidanzati hai avuto? 3. Il posto più bello dove sei stata? Alla mia regione, l'Abruzzo. Oh, reggi di Caserta, perché taccia tutte quelle stanze e tu entri, puoi passare a straccio, puoi passare a scopo, puoi togliere tutto polvere, capito? Puoi fare tante cose lì dentro, bellissimo. Cosa pensi quando ti guardi allo specchio? Che gli anni passano, che devo passare vetril. Se scopri che il tuo uomo ti tradisce, cosa fai? Ah, gli chiedo perché è successo, come mai? Faccio finta di niente, tesoro. Tu non devi far vedere che hai capito. Lascia sempre corda lunga, così lui esplora. Corda lunga fa credere che lui è libero, ma al momento opportuno tu sai che ti ricorda. Quando sei innamorata, cosa fai? Mi sento benissimo. Le farfalle nello stomaco, vedo tutto colorato. Sono piena di energia. Sto benissimo. Tesoro, quando sei innamorata devi fare subito amante, avere piano B. Hai mai tradito? Quando sono innamorata, no. Quando mi innamoro sempre mi porto avanti, tesoro. Abbigliamento preferito? Un jeans e una maglietta. Ma chi ti veste, Nino D'Angelo? Dai, tesoro. Tacco sempre, anche in casa. Devi essere pronto a ogni situazione. Sei un tipo da divano o da discoteca? Da giovane ero da discoteca. Adesso sono più da divano. Io sono tipo divanetto da discoteca. Se potessi parlare tutti quei divanetti. La cosa che ti dicono più spesso. Complimenti per la trasmissione. Uè, bionda, beata te che vai in onda. Cucini? Sì, e preparo dei piatti squisiti. Per forza, vecchio proverbio polacco dice che una donna deve saper fare due cose. L'ulet e lo sugo. Esatto, si dice anche da voi. Il tuo piatto preferito? Pane e pomodoro. Io adoro il bigos, piatto tipico di Polonia. È uno stufato di carne, cavoli e crauti. Buonissimo. E spinta? A dire la verità, a me piace pallotte, cacio uovo e arrosticine. Il tuo sogno più grande? Essere felice e vedere persone felici intorno a me. Tornare a casa e trovare un uomo che ti dice: Tatiana, siediti, riposati, che ho tolto io tutto cicci marragno, ho tolto cozzica di casa. Come ti vedi tra 10 anni? Con 10 anni in più,
110! Ha detto 10, non 110. Ho 110 fidanzati! Te so. La cosa più strana che hai fatto per amore? Una salita in corsa di notte. Una volta è successo proprio cosa strana. Appuntamento con uomo, sono scesa puntuale. Tre cose che una donna dovrebbe avere. Valori, rispetto e umiltà. Rossetto, tacchi e detersivo, non si sa mai. Ultima domanda. Chi è il tuo idolo? Tatiana. Tiziana di Tonno. Ciao. Ciao. Lo stile di un uomo è la perfetta sintesi tra il suo modo di essere e il suo modo di agire. In via Milano 68 a Pescara c'è chi riesce ad interpretare alla perfezione tutto questo e a coniugare gusto ed eleganza attraverso la giusta scelta di ogni capo di abbigliamento. E sono soltanto due le condizioni per farlo: competenza e qualità dei prodotti. Se cerchi il tuo stile, cercalo bene e non accontentarti. Da Sintesi in via Milano 68 a Pescara troverai le tue risposte. E così abbiamo conosciuto meglio due splendide condomine d'interno 8. Beh, le avete viste, la nostra Tiziana di Tonno, insuperabile. Beh, qui la battuta era proprio banalissima. E la spumeggiante Tatiana. C'è sempre da ridere con loro. Due persone, una sola voce però. E a proposito di voci, tutto sto giro per arrivare a questa presentazione che tanto mi emoziona, perché quando si parla di grandi voci, beh, noi italiani abbiamo un po' il cuore molle verso quelle che sono le voci potenti, le voci liriche, quelle voci meravigliose del nostro bel canto. E dunque andiamo a festeggiare questa giornata mondiale della voce con un ospite che della sua ne ha fatto davvero uno strumento di vera emozione. Lui è un cantante che spazia dal pop alla lirica, che dopo aver studiato al conservatorio pianoforte, ha studiato canto lirico, ha trovato fortuna in Germania. Lì ha pubblicato 3 dischi, di cui il primo certificato d'oro, arrivando a esibirsi negli stadi tedeschi e a rispondere alle chiamate del celebre tenore José Carreras. Tornato in Italia nel 2007, lo abbiamo applaudito al Festival di Sanremo con il brano Schiavo d'amore, terzo classificato, ve lo ricordo, e da lì un tributo a Pavarotti, dischi di successo, numerosi sold out internazionali. Ed è dunque con piacere e con una punta di orgoglio campanilistico che do il benvenuto a Interno 8 a Piero Mazzocchetti. Ciao Piero! Ciao Paola, buonasera a tutti voi. Ma che bella presentazione! Ma guarda, parola per parola pesata e meritata, perché in realtà fare un sunto della tua ricca carriera, caro Piero, la fatica, perché c'è talmente tanto da dire e quindi non è stato facile. Anzi, dimmi tu se c'è qualche passaggio importante a cui tieni e che non è stato detto. Guarda, i passaggi in 30 secondi li hai perfettamente rappresentati, perché parliamo della Germania 1998, ahimè, in lontano 98, parliamo dell'incontro con Carreras dopo il mio primo disco d'oro con l'Eternità, l'altra tappa importante è stata il Festival di Sanremo del 2007 e poi i teatri che in qualche modo ho avuto la fortuna e l'onore di rappresentare da ambasciatore della musica italiana nel mondo in tanti paesi. Quindi hai detto in pochi secondi un po' tutto. Bene, sono contenta e mi emoziona anche guardare non solo te ma anche chi hai dietro. Si parla della giornata mondiale della voce, guarda lì, abbiamo una Callas qualunque, un Pavarotti così. Robina, sono in buona compagnia. Due colonne, cosa rappresentano per te, Piero? Ho le spalle coperte in questo caso. Direi proprio di sì. Beh, rappresentano Pavarotti, per me rappresenta tanto, perché lo conobbi in Germania quando duettavo con Carreras nelle sue trasmissioni televisive e poi in maniera inaspettata l'indomani della finale del Festival di Sanremo, la domenica mattina aprì la rassegna stampa e lessi sulla stampa di Torino che c'era un articolo rilasciato dal maestro Pavarotti che
diceva che la voce di Mazzocchetti l'aveva emozionato e entusiasmato perché gli ricordava la sua località quando era giovane. Beh, io rimasi un po' esterrefatto, anche perché la domanda a volte dei giornalisti è un po' così a trabocchetto, perché disse: ma questo tenorino, eccomi. Sì, è risparito un attimo, ecco. Ma ci sei. Questo tenorino che arriva dalla Germania, piccolino mingherlino, che vuole imitare Bocelli, maestro, le è piaciuto? Mamma mia, proprio ci è andata giù, leggero. Esatto, quindi la domanda in qualche modo già aveva una risposta in qualche modo un po' pregiudizievole. Ecco. Invece lui disse no, la voce di Mazzocchetti è una voce fresca, al momento mai sentita, quindi mi fa molto piacere aver ascoltato un pezzo del genere, finalmente qualche ragazzo che ha il coraggio di portare ancora le romanze al Festival di Sanremo. Io lo chiamai grazie al contatto di una nostra pescarese illustre soprano, che è Carmela De Migio, la quale ha avuto una grande carriera con il maestro Pavarotti, e il maestro era già molto provato dalla malattia, perché io lo chiamai a marzo 2007, lui a settembre poi morì nel 2007. Con la voce provata ma sempre molto squillante mi disse: ma sì, ma vieni a trovare qui a Modena, perché sinceramente vorrei ascoltarti dal vivo. Lo fai uguale. Ma uguale. Tale e quale. No, veramente, lo fai proprio tale e quale, sì. e quindi, insomma, l'unico rammarico che ho è che in quel momento, preso dagli impegni, presi anche dal successo post sanremese, non lasciai tutto e lo andai a trovare. Ecco, questo è un rammarico che ho nel cuore davvero molto grande. Lo immagino, perché sì, insomma, sì. Pavarotti e Pavarotti, però se tu dovessi scegliere uno su tutti che ti ha lasciato di più a livello di insegnamento, quindi qualcosa di più concreto, lasciamo perdere le emozioni che immagino che questa di, che ti ha dato Pavarotti, insomma, sia difficile eguagliare, però a livello proprio di insegnamento, un maestro, chi citeresti? Come insegnamento a livello umano, sicuramente il maestro José Carreras, perché ho avuto la possibilità di un po' crescere con lui, perché nei miei lunghi 9 anni in Germania, dal 1998 fino al 2007, ho avuto la possibilità di stare con lui parecchio tempo. E mi sono accorto durante le nostre chiacchierate o durante le nostre canzoni che aveva e che ha un'umanità straordinaria, soprattutto una grande consapevolezza di essere sì un grande artista, ma di avere quel quoziente intellettivo, credo superiore alla media, che dà la possibilità a tanti artisti di avere un linguaggio universale che non è solo nella voce, ma anche nel trasmettere emozioni, affetto e calore a tutte le persone che in qualche modo lui reputa intelligenti e magari nello stesso tempo anche umili e semplici. Perché io ho imparato una grande cosa nella mia ormai ventennale carriera, anche se sono, tra virgolette, abbastanza giovane. Ho imparato sempre, ho avuto sempre questi grandi messaggi di umanità, di sensibilità e di modestia dai più grandi. Non è un luogo comune, perché sicuramente tu l'avrai sentito nelle tue innumerevoli interviste, e ti faccio i complimenti, non è piaggeria, ma grazie. Il tuo salotto è davvero straordinario e lo seguo da tempo, e quindi mi fa molto piacere prenderne parte. Grazie. Avrai intuito, immaginato anche nel tuo lavoro, che davvero quello che dico non è un luogo comune, ma è una costellazione di fatto. Gli artisti veri, quelli che hanno davvero un grande successo e non popolarità, perché la popolarità basta avere una ribalta televisiva che ce l'hai, ma il successo è riuscire ad essere trasversale, ad attraversare le generazioni ed arrivare al cuore di tanta gente in un lasso di tempo lungo. Questo è il vero successo. È verissimo. Che poi Pavarotti diceva... Di pure, Piero, aggiungi. Pavarotti diceva: il successo lo determini proprio gli ultimi giorni della tua vita, quando ti rendi conto che tiri una bella linea, e se sopra la linea ci sono più successi che insuccessi, allora puoi dire che è stata una vita soddisfacente. Direi di sì. Tra l'altro, nel frattempo, il nostro Danilo Cinquino in regia ha mostrato le foto appunto di te con Carreras, di cui parlavamo, e c'è anche un'altra immagine però che ti vede col nostro Peppe Vessicchio, il maestro Peppe Vessicchio. Cosa rappresenta lui per te? Beh, maestro Vessicchio per me è il mio papà artistico spirituale, nel senso, con lui ho condiviso gli ultimi 5 anni della mia attività artistica, ma non intesa sul palcoscenico, ma come insegnamenti armonici, melodici, perché lui è un amante della terra, ama l'Abruzzo,
ha anche un progetto molto importante con i nostri vini abruzzesi. E quindi è appassionato di tutto. Sì, è appassionato della nostra terra davvero, e quindi tutto ciò che è armonico naturale la regione Abruzzo la esprime in maniera eccellente. Anche perché so che lui ha scritto proprio un libro anche su questo tema. La musica fa crescere i pomodori. Fa crescere, bravissimo. Sei preparato? Ma è una bellissima cosa, perché le vibrazioni e la musica creano delle armonie naturali che bisogna solo ascoltare. Ecco, io grazie a lui sono riuscito ad ascoltare i suoni della natura e quindi mi sono appassionato ancora di più a certe cose e ho avuto uno studio introspettivo molto molto profondo che mi ha dato la possibilità di vivere anche meglio e quindi lo ringrazio per questo. Al di là del lavoro nostro, che ovviamente al momento è particolarmente complicato, però io sono una persona tra virgolette positiva, che guarda sempre avanti e si occupa anche tanto. Direi che dopo la parola voce, la parola positività è quella che sta regnando in questa puntata, dopo Alvaro Soler, che di positività è sicuramente un portatore sano, anche la positività di Piero Mazzocchetti va a chiudere un cerchio. Però, insomma, noi abbiamo tanta voglia anche di sentirti cantare, Piero, non possiamo farne a meno in questa giornata. E quindi stiamo per mostrare un videoclip di una canzone nuova, fresca, intitolata La Via del Cuore. E questa canzone, adesso la vedrete, l'ascolterete, un brano elegante, sontuoso. Ci racconti prima di ascoltarla la sua gestazione, così ci prepari proprio l'ascolto, Piero. La Via del Cuore nasce da un'idea di due folli, Piero Mazzocchetti e il suo agente, che è Marco De Antonis, che ci sta vedendo, di Roma, che mi ha dato quel coraggio in più di cui avevo bisogno, di osare un pochino di più. Grazia Kundari, che è una grande coreografa, la coreografa di Massimo Ranieri, insomma di tanti spettacoli a livello internazionale, mi ha davvero spinto oltre, come dicevo prima, mi ha dato la possibilità di capire che oltre alla mia voce, perché noi tenori o artisti crossover siamo un po' troppo pieni di noi stessi, nel senso che ce la cantiamo un po' e ce la suoniamo, siamo sempre un po' sostenuti, impettiti, anche se io adoro, come dicevo prima, la semplicità. Per chi mi conosce, sono un ragazzo molto semplice, un uomo, un ragazzo ormai non più, però detto ciò, ecco, è un'idea che nasce sempre dalla consapevolezza di essere trasversali, di sì usare il linguaggio della romanza, quindi un linguaggio abbastanza classico, ma di unire anche dei movimenti armonici bellissimi di una danzatrice davvero leggiadra, che in qualche modo, grazie a delle note particolarmente emozionanti, riesce ad esprimere con il suo corpo. E quindi l'arte in generale credo che sia una risposta importante in questo momento. Infatti io sto proponendo, in questi giorni c'è un po' un'area di ripartenza, di positività, come dicevi prima, di partire con uno spettacolo a 360 gradi e non ripartire solo con i musicisti, ma fare intervenire il corpo di ballo. Ti fermo lì, perché dello spettacolo parleremo tra poco. Prima, visto che ci hai introdotto a questa canzone, non perdiamo l'atmosfera che ci hai aiutato a creare e andiamola a sentire e a vedere, così il nostro Luca Pompei può anche tossire liberamente, che poverino sta morendo. E allora andiamo, questa è La Via dei Colori, La Via del Cuore, no? Questa mi state veramente confondendo. La Via del Cuore, signore e signori, Piero Mazzocchetti. C'è una traccia nel destino, e quel segno sa di te, come il primo mio respiro, questo in fondo sei per me. Tu non chiedi mai di più, e ho di te lasci. La via del cuore si anima, voce di quante
le storie senza fine hanno un punto fragile. Ritrovarsi ad un confine, non capire poi perché. Tu non chiedi mai di più e odi te lasci. La via del cuore si anima, voce di ragazzi, Piero Mazzocchetti, La via del cuore, gran pezzo Piero, sono rimasta veramente affascinata, bravo, clap clap, facciamo i nostri applausi qui nel condominio, bellissimo. Senti, questa canzone immagino sia la fetta, come dire, di una torta più grande, c'è un progetto che le gira intorno? Sì, beh, è un progetto che, come dicevo prima, trasversale, che cerca di toccare un po' 80-90 anni di musica, partendo dagli anni 30 fino ad arrivare ai giorni nostri. Parlavo un attimo prima dello spettacolo, all'interno ci sono i brani miei, ci sono brani del repertorio lirico e del repertorio di musica leggera degli anni 60 come Modugno, Frank Sinatra, insomma Dean Martin. Io sono di Montesilvano, quindi Dean Martin non può mancare nel mio spettacolo. Certo. Quindi insomma cerchiamo di toccare un po', essendo comunque un artista che gira il mondo, e cerco di portare la musica italiana e diciamo crooner italo-americani, quindi parliamo di Sinatra, di Bennett, di Martin, in giro per l'Italia e nel mondo, insomma. Insomma, quindi ci sarà, provo a immaginarmelo questo spettacolo, tu l'hai già bello e che disegnato, quindi ti sento molto parlarne nel dettaglio, quindi ti vedrà comunque... giocare anche un po' con la voce, perché se mi vesti i panni di un crooner, insomma, ci sarà anche un po' da divertirsi. Ma io mi sono divertito, Paola, anche a fare 3 anni fa Tale Quale Show, dove facevo Elton John, facevo Facchinetti, dove mi divertivo a fare Tom Jones. Quindi io sono un figlio del piano bar. Io per campare, quando avevo 15 anni fino ai 18-19 anni, facevo il piano bar. Sei partito e ho da fatto lì. Davvero tanto, tanto, tanto. E lo ringrazio il piano bar, perché ma che ne sai se non hai fatto il piano bar? Gran pezzo. Stefano Palatresi, se non sbaglio, vero? Sì, Proietti. Sì, sì. Ma è una canzone, è l'esperienza del piano bar, volevo dire, che è un'esperienza che forgia, che forma, che sicuramente. Ma che forma, perché ti dà la dimensione vera della musica e anche di dover cantare per 3 coppie, 2 coppie, magari per 100 persone, quindi ti rendi conto che la musica
non ha compartimenti stagno, è bella perché è a 360 gradi, è un linguaggio universale. Certo. Lo spettacolo si chiama Dezz'amore, interrotto nel febbraio 2020, come puoi immaginare. Chissà perché. E speriamo di poterlo. Sai come mai è interrotto, Piero, questo spettacolo nel febbraio? Che sarà successo mai? Ma no, perché ma forse non aveva più voglia. Gatti pari, quindi... Senti Piero, visto che non tossisce più, forse, insomma. Forse andiamo dal nostro Luca Pompei che ha qualche domandina per te. Grande Luca. Grande Piero. No, tanti anni. La tosse mi è venuta. Che si è l'emozione. Si parlava di positività, visto che in questo periodo quando si parla di positività... Ecco, insomma, diciamo che la tosse è meglio non farsela venire, perché noi sennò... parlavamo della bella positività, non della positività brutta. No, Piero, un grande abbraccio. Di quella sana. Esatto, un grande abbraccio intanto e siamo davvero orgogliosi della tua straordinaria carriera. E parlando appunto di questo, siccome anche dal web ci arrivano tante belle domande per te, il brand del bel canto è un brand tutto italiano, molto più apprezzato sotto certi aspetti all'estero che in Italia. Tu la avverti questa differenza, visto che insomma, tu hai ottenuto successi straordinari sia in Europa che in Italia, però insomma in Italia c'è un po' la tendenza, non dico a snobbare, ma quasi. Siamo molto più apprezzati da questo punto di vista nel mondo. Tu la avverti questa differenza? Guarda Luca, io questo l'ho avvertito fino a qualche anno fa. Io comunque non mi occupo di lirica perché non sono un tenore d'opera, mi occupo del crossover, ho i miei brani, ho dei brani ai quali sono molto legato e quindi un po' come Bocelli, che è il capostipite di questo crossover, che non è una macchina, non è un sub, ma è la contaminazione tra la musica leggera e la lirica, insieme al grande Pavarotti, che con i Pavarotti and Friends tanti anni fa a Modena iniziò questa sorta di esperimento trasversale duettando con artisti di musica leggera. Quindi la contaminazione tra la lirica e la leggera. Certo, in Italia è stato molto snobbato, perché lo stesso Bocelli, che è il capostipite, negli anni 90, quando uscì il primo Sanremo, fece successo prima all'estero con Te partirò e poi ebbe grande successo anche in Italia. Ed è stato il percorso di tutti noi, anch'io prima all'estero e poi in Germania e poi in Italia e poi nel mondo. Il volo, la stessa cosa, un saluto al mio grande amico Gianluca Ginoble e a tutti i ragazzi, a Piero e Ignazio. Stessa cosa è successa a loro, prima all'estero e poi in Italia. È un percorso purtroppo obbligato perché sì. Noi italiani, e con questo concludo e credo che siete anche d'accordo con me, purtroppo siamo molto autolesionisti e ci rendiamo conto che le nostre eccellenze e dove siamo davvero forti diventano per noi e per noi italiani un punto di debolezza. Questa è una cosa, è un mistero da svelare, sinceramente, come un codice. E invece all'estero non è così, perché apprezzano la vocalità, apprezzano le grandi produzioni, apprezzano anche il lavoro che c'è dietro un artista che comunque vuole comunicare con la sua voce. In Italia invece si viene preso un po' come gli sboroni, no? Come coloro che vogliono favoreggiarsi sul palco perché hanno più forza dinamica rispetto agli altri. Adesso c'è un'inversione di tendenza, perché anche nei talent che hanno preso il sopravvento, sì. La musica crossover, guarda Alberto Urso l'anno scorso con la vittoria degli Amici, è vero. In qualche modo stanno prendendo piede, quindi anche io in accademia mi rendo conto che tanti ragazzi anche vogliono studiare la lirica, ma non purtroppo per il bel canto e rappresentare l'opera italiana, ma per usarla nelle canzoni. L'opera è un'altra cosa e ci sarebbe da fare un'altra trasmissione per parlarne, perché forse non sarei neanche il personaggio giusto per farlo. Lascio ai professionisti dell'opera parlare di questo. Fare il modesto, perché Nessun dorma cantata da te è una scelta, lo potresti permettere, ma è una scelta rispettabilissima, condivisa anche da Pavarotti. Quindi se fai bene a fare il crossover bene, e allora diciamo che non abbiamo più dubbi. Piero, purtroppo siamo ai saluti, velocemente ti saluto davvero e ti ringrazio per essere stato nel condominio di Interno 8. So che tornerai a trovarci, perché noi non ne possiamo fare a meno. Grazie Piero. Grazie davvero di cuore, un saluto all'amministratore di condominio, a Luca, a tutti voi. E tu salutaci Federica, che è un altro volto di Rete 8 molto amato. Un abbraccio Piero, a presto, noi andiamo... Complimenti per la trasmissione! Grazie, è bello sentirselo dire. Andiamo con la nostra sit e subito dopo Luciano Passeri.
questa immagine di donna complessa, di donna puntigliosa, ma cioè, guarda, ma io sono anche altro, io sono una compagnona, sono una cazzara, dai, diciamocelo, cioè, sempre questa cosa, descrivermi come, la Rottermeier, mi sa, quando mi sento descrivere me la Rottermeier, ma dai, ma non lo vedete, su, anche a me piace svegliarmi tardi ogni tanto, anche a me piace magari non mettere i puntini sulle i, anche a me piace essere così, un po' più spensierata, più leggerotta, cioè, raga, basta, cioè, basta, decisamente basta con questa descrizione della maestrina Paola, e che cavolo, state un po' composti pure voi due! Ed eccoci tornati con la nostra... Mi descrivono così, ma non è vero, non è vero. Diffidate dalle sit di Interno 8 che sono solo copioni così, che vanno schizzando. Allora, è il momento che a noi piace, quello del relax e soprattutto quello della buona cucina, grazie al nostro Luciano Passeri che ritroviamo. Ciao Luciano! Ciao a tutti, come va? Eccoci, quando ci sei tu va sempre bene. Io stavo già festeggiando, qua si riapre, a maggio. Speriamo. C'è un po' di speranza. No, perché sì, ti vedevo un attimo... Sono sei mesi che abbiamo prenotato da te, Luciano. I precedenti, ecco, diciamo così. Quindi... Vabbè, certo, andare con i piedi... stare con i piedi per terra, esatto, sempre bene, esatto. Quello, appena ci diranno potete riaprire pranzeccere, io faccio salti di gioia e noi con te saremo lì tavolo prenotato subito. Senti, grazie. Luciano, veniamo a noi, abbiamo pochi minutini, vogliamo tanti bei consigli e ce n'è uno in particolare che vorremmo da te. Ci dai qualche consiglio per svuotare i frigoriferi? Hai presente quando hai il frigorifero un po' di quello, un po' che si può fare per non buttare? Sì, è fondamentale questo, anche perché appunto per l'ecosostenibilità del nostro pianeta abbiamo bisogno di recuperare e non buttare. Per recuperare è molto facile, pensiamo per esempio alle insalate, no? Il piede di insalata piuttosto che il piede di radicchio, piuttosto che... Pensiamo a fare una parte, di solito le foglie esterne un po' appassiscono, no? Quindi le buttiamo, non le mettiamo nella nostra insalata. Se invece noi quelle le tagliamo a pezzetti, le saltiamo in padella con un po' di odori, dall'aglio piuttosto che dei semi di finocchio, qualcosa che gli diamo un po' di sapore, e la parte interna di questo piede, quindi la parte più croccante, la facciamo a crudo, sembra a pezzettini condita, ecco che diventa un condimento per una pasta primaverile, quindi un po' più fresco, addirittura sopra una pizza, e diventa la parte gustosa di questa pizza, una pizza vegetariana, quindi una pizza senza carne, piuttosto che abbinata a un piatto di pesce, quindi un'insalatina di fondo per un pesce. Quindi diciamo che andiamo a prendere questa insalata, barra radicchio, barra lattuga, barra riccia, qualsiasi cosa, e la facciamo diventare in doppia consistenza, quindi due consistenze. Per qua mi è venuto in mente, no, sul recupero, sì, una cosa fondamentale, sì. Quante volte ci regalano delle paste speciali che ci dimentichiamo, pasta secca, sì, no? Oppure in quei cesti di Natale ci trovi pasta alla farina di castagne, sì, pasta alla farina di questo, sta lì finché non scade. Bravo. Sì. Prima che scade inizia a volare da sola la pasta, che facciamo? La prendiamo, la tritiamo finemente con un cutter, un frullatore, qualcosa che frulla tutto, lo facciamo tornare allo stato naturale, cioè di farina, la rimpastiamo e ci facciamo una sagnetta. No, ma è fantastico questo, che a me queste cose mi esaltano. Ci facciamo una bella sagnetta, l'estate, quindi sì. Che succede? Facciamo una sagnetta ceci, cozze e vongole, tipica della nostra tradizione. Come ti tratti, Tiziana? E quindi abbiamo risolto anche questo piccolo problema. Andiamo a tutti i salumi, no? Qualche che rimane una fetta di prosciutto cotto, una fetta di prosciutto crudo, un rustico. Un rustico che è a tutto tondo, no? A tutta giornata, addirittura dalla colazione per chi piace fare la salata, no? Ad arrivare allo snack. E poi in realtà i rustici sono una cosa semplicissima da fare, però che è vero, generalmente quando hai una cosa non ci pensi neanche, però è una oppure una pasta, pensiamo agli ortaggi che ti do, tipo melanzana, zucchine, peperoni, no? Ne rimane mezza perché l'altra mezza ci ho fatto una...
fai tutta questa cosa qui, una sorta di ciabatto abruzzese, caponata siciliana, ed ecco che diventa un condimento per un primo, una farcitura per una pizza, un accompagnamento per un secondo. Bene, direi che il grado di fame nostro, come sempre a quest'ora, è arrivato alle stelle. Luciano, sei preziosissimo. Se avete domande per Luciano Passeri, mi raccomando, interno8@rete8.it. Siamo ai saluti. Grazie Luciano Passeri, grazie Luca Pompei, Tiziana Di Tonno, Alessandro De Berardinis, Danilo Cinquino e naturalmente Andrea Di Fabio alla regia. Grazie agli ospiti, Alvaro Solera e il nostro Piero Mazzocchetti. Un bacio a tutti voi, a venerdì. Ciao!